Fabio Panza, allenatore della Virtus Fondi, mai intervistato dal giocatore del calcio a 11, oggi con lui quattro chiacchiere per questa partita di calcio a 5, un bel big match fra Virtus Fondi e Minturno. Ha vinto il Minturno, ma secondo me questa squadra, questa partita, anche la Virtus Fondi la poteva vincere, non so se dipeso dall'arbitro o dalla squadra tua che comunque in alcuni frangenti si è fatta fregare, oppure, però era stata comunque una bella gara. Hai detto tutto tu. La partita noi abbiamo cercato di impostarla noi, l'arbitro ha messo del suo e noi qualche ingenuità l'abbiamo pagata cara. Poi tu sai benissimo che il calcio appena sbagli un attimo, poi questo è calcetto, ti puniscono subito. Però siete rientrati in partita quasi sul finale e quindi ci ha messo la pezza il portiere Gallo che è un signor portiere, no? Quello di Minturno. Sì, io e i miei ragazzi non ci devo rimproverare niente perché hanno fatto una bella prestazione. Hanno messo intensità, voglia di vincere, solo noi quei pochi episodi contro li subiamo subito. Non siamo neanche un po' fortunati, ecco, appena un episodio contro, ci puniscono subito. Dicono che no, questa squadra del Minturno non è di stato dipendente, ma mi sembra che i gol li fa lui. No, c'ha il numero 4 che non so come si chiama, e loro è impostato su questo giocatore. Io sia all'andata che al ritorno loro giocano con i tre dietro là, palla a questo qua è bravo, molto bravo. Tra l'altro poi è un giocatore che va in attacco e fa anche i suoi falli. Sì. Protegge bene la palla e poi quando calcia la mette sempre dentro. Sempre. Però la Virtus Fondi è stata lì, è stata in partita fino alla fine. No, ti ripeto, io e i miei ragazzi non devo rimproverare niente, ce l'abbiamo messa tutta, però alcuni episodi ci sono stati contro e l'abbiamo pagata cara. Questo Minturno vince il campionato, adesso è il primo di nuovo. Io non lo so, sia il Minturno che Città di Minturno, là sono due belle squadrette. Noi abbiamo perso qualche punto per la strada. Speriamo. Prossimo turno mi sembra Sperlonga. Sperlonga, sì. Andiamo a Sperlonga, un'altra bella partita combattuta, un derby. Ti ripeto, noi con i miei ragazzi impostiamo di nuovo quest'altra partita. Speriamo bene. Che qualche sfortuna non si rivolge contro, cioè a fuori nostro. In bocca al lupo. Crepi.